Sting, If I Ever Lose My Faith in You, se perdo la fede in te. Ma io, Masieri, ho sempre grande fede in te, che ricordatelo. Sei veramente un democristiano. Emilio, passi da una parte all'altra, prima mi insulti, poi mamma mia. Piuttosto, vai. Hai un tema che a te caldissimo. Vabbè, io ti faccio anche questi regali, ti faccio, cosa vuoi di più? C'è un tema a te caldissimo, a te che proprio non dormi la notte per pensare a questo tema, che è il Bike Me. Cioè, tu hai questo cruccio del dire, ma perché se la sera esco dal cinema non posso prendere il Bike Me? Se ci posso, posso prenderlo per posso andare. Posso prenderlo per andare, ma non posso prenderlo per tornare. E allora, non te lo sei chiesto solo tu, se lo sono chiesti anche alcuni consiglieri comunali, tra cui colei che abbiamo in collegamento in questo momento, Francesca Cucchiara. Buongiorno, consigliera Francesca Cucchiara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, allora iniziamo a capire come mai avete dato ragione a questo folle di Masieri e avete anche voi proposto che si rivedano alcune regole sul Bike Me. C'è in realtà una ratio molto interessante dietro, no? Quale? Allora, in realtà sono diverse, premesso che è una cosa che portiamo avanti da tempo, poi ci sono state tutta una serie di lungaggini, quindi purtroppo non siamo ancora riusciti a discutere la mozione che ho presentato, però penso che siamo ormai in dirittura di arrivo, quindi suppongo che per lunedì dovremo riuscire a discuterla. La ratio è la seguente: innanzitutto si tratta di ampliare un servizio pubblico, e questo comporta dei benefici, perché ne dico uno: se posso utilizzare la bicicletta senza dover aspettare un mezzo pubblico, potrei tornare a casa prima, e sicuramente potrei tornare a casa anche più sicura, perché sappiamo che le tratte non sono sempre così sicure come di giorno, no? Quindi può dare un comfort in più. E poi è anche una questione ambientale, nel senso che se so che posso tornare con la bicicletta, magari non utilizzo la macchina, se non utilizzo la macchina, quindi libero lo spazio, inquino di meno, e questo comporta dei benefici per la comunità. Ecco, ma consigliera, una domanda sola, ma come mai infatti adesso, cioè ci sarà non abbiamo capito questa cosa qui, come mai a mezzanotte chiude? A che ora? Puoi prenderla, se non sbaglio, entro mezzanotte e riportarla entro mezzanotte e mezza. Okay. Però non come mai c'è questo limite temporale attualmente? Allora, il limite temporale è dovuto alla manutenzione, perché è stato spiegato che la manutenzione si fa di sera. Quindi è il motivo per cui questa proposta è passiva da diverso tempo, ma c'erano delle criticità nel realizzarle. Adesso siamo riusciti un po' a lavorare anche con la sera, quindi riusciremo a provarla sul giro. Però la ragione principale sostanzialmente era quella, poi mi riguarda, mi chiede una cosa veramente piuttosto esigua, quindi penso che sia assolutamente fattibile, per cui lavorandoci un po'. Ma ieri appunto non si è discussa, perché c'è stato un consiglio comunale appunto abbastanza movimentato. Com'è andato consigliera? Abbiamo già dato notizie, però da dentro capiamo. Consigliera, ci racconti com'è andata nella serata? Abbastanza critico, un po', no? Ma lo possiamo dire come consiglio comunale. Intanto è in discussione una mozione di fiducia, e quando ma ci troviamo davanti a quelle situazioni, sono sempre situazioni un po' tese, e questa allora era probabilmente quella di chiunque, perché sarà il voto segreto, e quindi che poi c'è stato un discorso anche piuttosto duro del sindaco in aula, e quindi poi mi è cascata, ci sono state tutta una serie di risposte che molto molto dure, molto critiche, che quindi hanno un po' alimentato questo clima di tensione, quindi anche la sessione, la parte relativa alla discussione di questa mozione poi si è prolungata. Alla fine tutto è rientrato, almeno per quel che compete la nostra parte, quindi nella maggioranza, poi alla fine è stata bocciata, però ci ha preso molta parte della discussione. E quindi ne abbiamo anticipato altre mozioni che ritenevamo prioritarie, come quella sui concerti della Maura, che i cittadini ci chiedevano da diverso tempo, e con un fatto positivo. Ok,
chiaro. Poi ecco, spero che riusciamo a discutere la questa sul Brightness, spero che finalmente riusciamo a discuterla lunedì. Cambiamo brevemente argomento perché, consigliera, nel giorno in cui tutti parlano dell'Ambrogino d'Oro a Pucci, noi ci distinguiamo. Giusto, e parliamo dell'Ambrogino d'Oro a Ilaria Lamera, ossia la ragazza che diciamo, ha iniziato il movimento Tende in Piazza, giusto? Esatto, esatto. Sì, è un Ambrogino che abbiamo proposto noi e ci tenevamo sia per premiare il merito di Ilaria Lamera, che ha avuto anche il coraggio di portare questa battaglia in prima persona e farlo in maniera piuttosto dirompente, però in realtà insomma è anche un modo per portare all'attenzione un tema più grande di cui non dobbiamo mai smettere di parlare, che è quello degli affitti, che è una delle più grandi criticità che Milano sta vivendo. Siamo quanto sia difficile avere accedere a un'abitazione a un prezzo accessibile qui a Milano, ed è un tema che insomma compete all'amministrazione sicuramente, però è anche un tema nazionale, talmente la questione degli affitti brevi o la regolamentazione degli Airbnb è qualcosa che dipende dalla normativa nazionale. Questo per dire cosa? Che anche la premiazione di un Ambrogino d'Oro è qualcosa che comunque riporta al centro un tema, e quindi abbiamo pensato che una candidatura giusta a Beh, anche un Ambrogino al coraggio, appunto, un Ambrogino anche al coraggio del dire se non ci stai, alza pure la testa e trova un modo civile di dire la tua. Quindi complimenti per questa candidatura. Consigliera, grazie mille, allora, buon viaggio, perché sentiamo che è su un treno, credo, quindi buon viaggio, fortunata oggi trovare un treno, quindi ci sta, l'orario è ancora buono, ricordiamo che alle 9 inizia lo sciopero, grazie mille, allora, alla consigliera Cucchiara, appunto, di Europa Verde, grazie mille consigliera, grazie.